Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. Mercati finanziari che oggi in Europa hanno chiuso in sostanziale parità e da Wall Street l'S&P 500 fa segnare un rialzo di 0.5%, mentre il Nasdaq quota di poco sopra la parità. A Milano il nostro FTSE MIB ha terminato la seduta a 25.356,15 punti, quindi invariato rispetto al dato precedente, ma si registra la performance decisamente positiva di Stellantis, salita del 4,23% dopo la pubblicazione dei conti. L'EBIT pro forma dei primi sei mesi si è attestato a 8,6 miliardi. Quindi 752 milioni del 2020, gli analisti avevano stimato 6 miliardi, quindi è andato decisamente migliore delle stime. Così come è stato accolto con favore il miglioramento della guidance 2021 sul margine operativo rettificato, portata in quota 10%, dal 5,5-7,5 precedente. Performance positive sono state registrate anche da Eni, più 1,64%, da Exor, più 0,86% e da Moncler, più 0,79%. In rosso troviamo ancora una volta Ferrari, meno 2,63%, Diasorin, meno 2,55%, tra i titoli che ieri aveva fatto meglio, Buzzi Unicem, meno 2,51%, dopo la presentazione dei conti che hanno evidenziato un fatturato, un aumento del 5,8% ed una contrazione dell'utile di 3 punti percentuali. In rosso, tra le società che hanno presentato i conti, anche Assicurazioni Generali, meno 1,04%, che ha chiuso il primo semestre con un utile operativo in aumento del 10,4% a 3 miliardi di euro, mentre l'utile netto stimato a 1,47 miliardi si è attestato a 1,54 miliardi. Nel comparto bancario due velocità per Unicredit, meno 0,3%, Unicredit è sempre alle prese con la vicenda MPS che dal canto suo ha perso il 2,39%, Dicevo, due velocità per Unicredit e Intesa San Paolo, che invece ha terminato in rialzo di 0.5% dopo la notizia che Intrum, la società di credit management, ha sottoscritto due accordi d'acquisto per due portafogli di credito e per l'acquisto di un portafoglio di credito del gruppo Intesa San Paolo e Biper Banca, che ha segnato un meno 1,37%. Sul completo si registra la crescita del cifra di AEF, più 19%, mentre dietro la lavagna troviamo Tiscali, scesa di quasi 5 punti percentuali. Dal fronte titoli di Stato, lo spread BTP Bund è passato da 110 a 109 punti base, quindi una contrazione abbastanza contenuta, ma meglio di niente. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.